Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Fontana, regioni aperte a scaglioni, rischi di Italia zoppa. Quindi il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non crede alla riapertura di alcune regioni prima delle altre, in particolare prima della Lombardia. Il governatore Attilio Fontana anche su questo si rimette a quello che diranno i tecnici e dice le decisioni saranno prese tutti insieme sulla base delle valutazioni dei tecnici a tutela della salute, ma dice all'ANSA non credo che si possa arrivare a quello perché l'Italia potrebbe rimanere zoppa. L'esperta dice l'acqua di rubinetto pericolosa è falso. Bere acqua del rubinetto in emergenza sanitaria è più pericoloso rispetto a bere quella imbottigliata? È uno dei tanti dubbi che i cittadini si pongono in questo periodo. L'interrogativo che ha scatenato una corsa all'acquisto dell'acqua in bottiglia è che l'acqua del rubinetto possa essere contaminata e che quindi sia pericolosa. Ma è davvero così? No. In questo momento non risultano evidenze di trasmissione a livello di sistemi fognari o di trattamento delle acque reflue, spiega Elena Azzolini della Direzione Medico-Sanitaria del IRCCS Humanitas di Rozzano. Le pratiche di depurazione attuale sono estremamente efficaci nell'abbattimento della malattia, dai tempi di ritenzione e dei fenomeni di diluzione che caratterizzano i trattamenti, uniti poi a condizioni ambientali come la temperatura, la luce solare, i livelli di pH elevati che possono pregiudicare la vitalità della malattia. Tra l'altro, la fase finale di disinfezione permette di ottimizzare le condizioni di rimozione della malattia ben prima che le acque depurate siano rilasciate nell'ambiente. Intanto sulle banche Patuanelli dice liquidità si ottiene in una giornata. Se l'imprenditore porta le carte che il decreto-legge impone e completa la domanda, in una giornata si ottengono in massimo 25.000 euro di liquidità garantite al 100% dallo Stato. Lo ha detto il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, a TGCom 24, in visita del via di domani alle domande da parte delle PMI. Se non si rompono i computer, abbiamo già visto con l'INPS che si sono bloccati perché quando si immettono tante domande anche i computer più grossi nazionali possono avere dei problemi. E se non ci sono intoppi, l'operazione è studiata per ottenerli in una giornata, spiegato. Ma questi soldi non sono regalati, è un prestito garantito dallo Stato. Quindi vi danno dei soldi se siete delle imprese. Ma dovete restituirli e anche con gli interessi, non sono gratis. Intanto l'ospedale Bambino Gesù dice 16 tra bimbi e familiari ricoverati. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Polidoro sono 16 tra pazienti e familiari ricoverati nel centro per questa malattia. Dimesso un bambino e ricoverata una bambina di 9 anni, trasportata dal 118. In corso ulteriori ricoveri di una mamma incinta con entrambi i figli positivi, lo comunica l'assessorato alla sanità del Lazio. Ricciardi dice troppo presto per la fase 2, è assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2, i numeri soprattutto in alcune regioni sono ancora pieni di una, fase 1 che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare, lo dice Walter Ricciardi a Sky TG24 del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e consulente del Ministro della Salute. Secondo Ricciardi, nella fase 2 dovrebbero essere fatti tamponi anche a chi ha sintomi lievi. Questa è la sua proposta. Nella seconda fase, dice, proponiamo di estendere la tamponatura ai sintomatici molto lievi, quelli che hanno un solo sintomo e che esordiscono con un colpo di tosse, soprattutto con la febbre, e isolarli immediatamente nel caso risultino positivi, e poi tracciarli tecnicamente in modo tale da risalire ai contatti in modo, rapido. Fontana, torniamo al governatore della Lombardia, dice pronti 80 milioni per gli operatori sanitari, quindi per aumentare lo stipendio agli operatori sanitari della Lombardia. Per metterli a disposizione però serve un'indicazione del governo, chiediamo parole chiare, lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, pubblicando anche un video sulla pagina di Facebook.
Intanto RSA, domani pubblici ministeri di Milano sentono i primi testimoni. Quindi da domani le prime audizioni di testimoni da parte dei magistrati milanesi che indagano sulle morti sospette al Pio Albergo Trivulzio. Gli inquirenti milanesi sono rimasti al lavoro anche nel fine settimana per alimentare la quindicina di inchieste che riguardano le case di riposo del capoluogo lombardo, flagellate da centinaia di morti con sintomi della malattia, solo in pochi casi certificate dai tamponi. Domani il pool guidato dal procuratore aggiunto Tiziano Siciliano comincerà le audizioni in videoconferenza dalle persone informate sui fatti. Saranno chiamati a dare la loro versione anche medici, infermieri, organizzazioni sindacali. I magistrati anche oggi stanno studiando le carte attorno alle quali si gioca la doppia partita della politica giudiziaria. Tra queste, il documento firmato dal direttore generale Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia e omicidio colposi, in cui si parla dell'esistenza di una centrale unica regionale con la quale operava il PAT. Il governatore del Veneto Luca Zaia dice chiudere le regioni è sud contro nord, quindi se alcuni presidenti chiudono i confini regionali, allora fanno loro. L'autonomia non è nord contro sud, è sud contro il nord. Lo ha sottolineato stamani il presidente del Veneto Luca Zaia. Il governatore ha sottolineato in conferenza stampa che in Veneto sono stati testati tutti i dipendenti della sanità per un totale di 120.000 persone, di cui 60.000 nelle case di riposo. 30.000 gli ospiti e 30.000 i lavoratori. Il piano di sanità pubblica prevede che si vadano a testare le case di riposo. Tutti i giorni si entrerà nell'RSA per continuare a fare test in un'operazione di mantenimento. La riapertura, dice, spero che ci siano segnali prima del 4 maggio, conclude Zaia. E per tagliare i capelli in sicurezza, ho ricevuto tutorial dal Veneto di una mascherina adesiva per i parrucchieri. Bisogna essere pratici. Intanto il Viminale dice sabato lieve aumento dei denunciati, 8.800, più gente in giro di sabato ed aumenta lievemente anche il numero di denunciati delle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento. Sono 8.800 secondo i dati del Viminale, venerdì sono stati 8.200, in 8.742 sono stati sanzionati ieri per spostamenti non legittimi. 57 per false dichiarazioni e 26 per violata quarantena. Sono state 257.227 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 92.264, 151 titolari denunciati e 35 le attività chiuse. Messa abusiva fuori Milano, 50 denunciati. 50 persone sono state denunciate ieri sera a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, perché trovate assembrate mentre celebravano una funzione religiosa. È accaduto intorno alle 20:30 circa, quando i carabinieri sono stati chiamati a intervenire in via Marconi 5, sede della Chiesa Copta Ortodossa. Per la Chiesa d'Oriente, infatti, questi sono i giorni della Pasqua e ieri sera 50 persone circa di questa confessione si erano riunite per la messa. I militari sono entrati e hanno intimato l'interruzione del rito, ma poi hanno dovuto denunciare i partecipanti per la violazione delle norme per il contenimento del contagio. 40 i fedeli incorsi nella denuncia, tra cui il responsabile religioso e 3 preti copti. Intanto Sala, il sindaco di Milano, ha retto ma ha pagato un prezzo altissimo Milano. Quindi Milano è vero, non ha, ma, è vero, ma ha pagato un prezzo altissimo. Abbiamo perso molti dei nostri figli, in alcuni casi il passare oltre è stato ancora più tragico perché è avvenuto senza nessuno di fianco, senza famiglia. Sono le parole del sindaco di Milano Beppe Sala in un video girato dal Cimitero Maggiore, in compagnia di Fra Mauro, cappellano del Camposanto Meneghino. Questo spazio che vedete, dice Sala, è lo spazio dove sono stati sepolti coloro le cui spoglie non sono state richieste da un familiare. La tragedia nella tragedia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi e notizie a cui potete partecipare e commentare. Siamo anche nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove ci sono tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video.